esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più distensioni sopra la testa. Via! Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte e pugno alto. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Prossimo esercizio. Croci in piedi più passo laterale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Stop! Prossimo esercizio. Squat più slanci posteriori. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Esegui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa. Così aumenterai l'efficacia dell'esercizio. Stop! Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più calcio. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Stop! Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più curl. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Stop! Prossimo esercizio. Affondo laterale più ginocchiata. Tre, due,
1, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba quando risali. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Stop! Prossimo esercizio. Inocchiata con calcio frontale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Stop! Prossimo esercizio. Affondi posteriori più ginocchiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Stop! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani più ginocchiata. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa, tieni lo sguardo rivolto al pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena, mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. Stop! Prossimo esercizio. Affondi posteriori. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe.
Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Fai attenzione a non superare la punta del piede con il ginocchio della gamba anteriore. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. Stop! Prossimo esercizio. Passo laterale più sforbiciate delle braccia. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Via! Prossimo esercizio. Squat più passo laterale. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. Stop! Prossimo esercizio. Passo laterale più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat ad una gamba. Via! Se non ce la fai, poggia entrambi i piedi a terra. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali. Via!
Se non ce la fai, piega meno la gamba. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Stop! Prossimo esercizio. Squat più rotazione della gamba. Via! Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Stop. Prossimo esercizio. Rotazione completa del busto più sumo squat. Via! Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Stop! Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più sforbiciate delle braccia. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non sollevare o abbassare i gomiti. Tienili sempre all'altezza delle spalle. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Stop! Prossimo esercizio. Squat e pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, fletti solo leggermente le gambe prima della torsione.
Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Fai attenzione a mantenere le ginocchia in linea con le punte dei piedi quando scendi. Stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato in piedi più pugno frontale. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non sforzare il collo, aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Via! Prossimo esercizio. Stacchi più alzate posteriori. Via! Se non ce la fai, esegui solo gli stacchi. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Stop! Prossimo esercizio. Piegamenti sulle braccia, ginocchia a terra. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena durante la discesa. Testa, spalle e fianchi devono trovarsi sempre sulla stessa linea. Stop! Prossimo esercizio. Slancio i posteriori carponi, gamba distesa. Via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Stop! Prossimo esercizio. Slanci laterali più slanci frontali. Via! Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello.
Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Stop! Prossimo esercizio. Piegamenti tricipiti a terra. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia il sedere a terra quando scendi. Mantieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Non ruotare i gomiti durante la discesa per non gravare sulle articolazioni. Non ruotare eccessivamente il bacino. Concentra lo sforzo nella distensione delle braccia. Stop! Prossimo esercizio. Side plank alta con flessione della gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, mantieni la gamba interna piegata e poggiala a terra nella fase di ritorno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. Stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale con tocco alle caviglie. Tre, due, uno, via! Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Mantieni gli addominali in contrazione per non commettere errori. Non sforzare il collo, puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Prossimo esercizio. Sforbiciate verticali. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Stop! Prossimo esercizio. Crunch. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, stendi le braccia lungo il corpo e poggia a terra i palmi delle mani. Non sforzare il collo quando sollevi le spalle. Per mantenerlo rilassato, puoi aiutarti guardando un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Stop! Prossimo esercizio. Sit up più rotazioni del busto.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti la spinta con le braccia, così potrai massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, stretching abduttori. Via! Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Allungamento lombare, ginocchia al petto. Via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. Via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando senti di essere al limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!